Amici di Inter, fan TV cuori forti nerazzurri, bentornati da Michele Borrelli alle nostre video news. È stato un 17 giugno importante per il calcio, per la storia del calcio europeo, ma anche italiano. Europeo perché il comitato esecutivo della UEFA ha deciso ufficialmente il finale della stagione 19-20, anche con qualche sorpresa, cambio format, conferme rispetto alle previsioni della vigilia. Adesso le vediamo insieme, sia per la Champions League, l'Europa League, ma non solo, anche quella che sarà la prossima stagione, quindi il calendario sia delle nazionali, quindi Nations League, Europeo Under 21, tutti gli incastri con le competizioni, la Champions e l'Europa League che partono un po' dopo i turni preliminari. E poi ovviamente il primo trofeo italiano tra campionato e Coppa Italia, perché la Supercoppa si era già assegnata, e dopo la Supercoppa alla Lazio, che è conseguenza della scorsa stagione, stavolta il Napoli a trionfare in finale di Coppa Italia dopo aver eliminato la Lazio ai quarti, l'Inter in semifinale vince con la Juve ai calci di rigore. Calci di rigore dopo uno 0-0, così come era stato 0-0 Juventus-Milan, quindi Juventus che non riesce ancora a segnare dopo queste due partite. Mancava il numero 9, mancava Higuaín, ha provato Sarri a giocare con Douglas Costa, Cristiano Ronaldo e Dybala, dicendo già la vigilia che non c'era l'attaccante che riempie l'aria, quindi si doveva affidare all'estro di questi giocatori. Ha detto nel post partita che però affidarsi ai singoli quando non sono brillanti può portare a queste controindicazioni. Ora è lui sotto accusa, si scarica un po', secondo me, qualche responsabilità che non è solo sua, nel senso che il calcio di Sarri si può fare con dei giocatori che siano che abbiano quel tipo di attitudine. E quindi se andiamo a vedere nella rosa della Juventus, poi vediamo anche un po' quello che è successo in finale e quella che invece è la rosa del Napoli, perché all'inizio della stagione la griglia, anche la nostra, era questa: la Juventus nettamente favorita, alla rosa con i giocatori più forti, anche se nel mercato non è riuscita a fare quello che voleva fare, cioè fare una squadra un po' più a misura di Sarri. Il Napoli e l'Inter, le due alle spalle, che potevano essere le sorprese del campionato. Il Napoli è venuto meno, è andato via Ancelotti, è arrivato Gattuso. L'Inter è lì a 9 punti con una partita in meno, la Lazio a un punto e quindi ha sostituito il Napoli nella lotta per lo scudetto, la sorpresa della stagione, se vogliamo, anche insieme all'Atalanta, che è già ai quarti di Champions League. Ma dicevo, per quanto riguarda la Juventus, che ha perso quindi le due finali con la Lazio, la Supercoppa, e con il Napoli ai rigori, se andiamo a vedere un po' la partita, nel primo tempo c'è stato il vantaggio territoriale, un po' come era stato con il Milan, ma non tanti pericoli creati. Con il Milan, Cristiano Ronaldo al centro non era riuscito come esperimento, se vogliamo chiamarlo così, perché Dybala e Douglas Costa ai lati, con Cristiano Ronaldo che non va nell'aria ma viene fuori, con Benzema nel Real Madrid, con Higuaín, quando gioca Higuaín si sposa meglio con un attaccante d'area. Quindi Sarri stavolta invece è partito con Dybala falso 9, come sembrava anche più logico, anche se poi dopo pochi minuti ha iniziato a cambiare le posizioni, o meglio, si alternavano i tre, Douglas Costa più esterno, Dybala e Cristiano Ronaldo a turno andavano più in posizione centrale, ma anche quando c'era Dybala partiva sempre molto dietro. Però dicevo, Meret non ha dovuto fare grandi interventi, Ospina era squalificato perché ha ammonito con l'Inter, era diffidato, ha saltato la finale. Il Napoli, che poco alla volta prendeva coraggio, anche se già nel primo tempo comunque aveva creato due pericoli, niente male, come Insigne su punizione che prende il palo esterno e Demme che si presenta a fine primo tempo solo davanti a Buffon e tira troppo centrale, ma è bravo Buffon a deviare. Nel secondo tempo poi invece il Napoli viene fuori, anche con una condizione fisica probabilmente migliore, e crea delle occasioni, come una clamorosa di Milik che a centro aria la spara alta, ma poi soprattutto nei minuti di recupero, tre minuti di recupero, su una palla inattiva arriva il colpo di testa, la parata di Buffon, la palla che arriva a Elmas che la tira di fronte a pochi centimetri dalla porta, la palla va di nuovo sul palo e si va ai rigori con la sensazione che la Juventus aveva scampato il pericolo nel finale e potesse poi portare a casa
la coppa ai rigori. Cristiano Ronaldo decretato ultimo rigorista, non si arriva proprio all'ultimo perché lo sbagliano Dybala, parata di Meret e Danilo che lo tira alto, mentre i giocatori del Napoli, Milik, Politano che è entrato al posto di Calecon, Insigne, Maximovic l'hanno segnato tutti e quattro. Per la Juventus gli errori di Danilo appunto e di Dybala, i primi due rigori tra l'altro tirati, sono stati decisivi, poi sono arrivati due gol da parte di Bonucci prima e poi l'altro gol della Juventus con Ramsey, ecco era Ramsey l'altro rigorista che era entrato anche lui nel finale, anzi sembrava quasi che Gattuso avesse sbagliato un po', non sbagliato ma non avesse fatto le sostituzioni pensando ai rigori, perché erano usciti i giocatori che i rigori potevano battere bene, ma ovviamente se non stanno al 100% uno pensa a vincere la partita nei 90 minuti, però comunque ti eri privato di Fabian Ruiz, di Zielinski, di Mertens, giocatori, lo stesso Mario Rui. Però Gattuso ha fatto le famose sostituzioni, ha provato a giocarsi tutte le carte possibili. La Juventus è arrivata incredibilmente per quella che è la rosa un po' corta, ancora una volta, siccome gli è successo anche in altre parti della stagione. Questo sottolinea ancora una volta questa rosa di grandi giocatori, ma in alcuni reparti non proprio assortiti alla perfezione, detto del numero 9, anche a centrocampo. Sono arrivati Ramsey e Rabiot non si è mai calato, oggi non è mai entrato in questo contesto, Ramsey non era al 100%, non ha giocato, anche Khedira e Matuidi, ultra trentenni, Khedira ha dovuto dare forfè, quindi a centrocampo le scelte erano limitate. Bentancur, che è il miglior centrocampista in questo momento della rosa di Sarri, gioca mezzala, poi Pjanic che sta facendo male, un po' il Lautaro di Napoli-Inter, volendo trasportare il discorso che si è fatto per un giocatore che magari non sta dando il massimo, con la differenza che Lautaro ha fatto molto bene in questa stagione, mentre Pjanic è da un po' più di tempo che non sta dando quel suo contributo classico. Quindi una Juventus che ha una difesa centrale fortissima, perché Demiral e De Ligt, Demiral è infortunato, ma Demiral e De Ligt sono all'altezza, diciamo, di Bonucci, Chiellini in prospettiva. I terzini, molto bene se vogliamo, perché anche se Cuadrado è adattato, però lo stesso Alexandro, comunque la spinta sulle fasce ce l'ha. I problemi, gli esterni d'attacco ce l'ha, perché se esce Douglas Costa entra Bernardeschi. I giocatori che decidono le partite ce l'ha, perché Dybala, Cristiano Ronaldo, anche le stesse palle inattive. Diciamo che il numero 9 più un paio di centrocampisti più sarriani o più per un gioco veloce, meno di gestione e più di propositività è quello che deve andare a migliorare. Già lo sapeva, lo voleva fare l'estate scorsa, non ci è riuscita, adesso ci riproverà, sempre col discorso famoso le plusvalenze, perché deve essere, è sempre fattibile, non è che fai quello che vuoi. Quindi ha provato con Ramsey e Rabiot, che erano parametri zero, adesso però diventano anche tra virgolette dei problemi dal punto di vista dell'ingaggio, perché non è facile, anche se puoi fare una plusvalenza, ma bisogna vedere se loro accettano da chi hanno la proposta. Il Napoli invece qual è il discorso? Perché ha deluso con Ancelotti, se n'è andato Ancelotti, arriva Gattuso, faceva male all'inizio Gattuso, come fece male quando arrivò al Milan, ma poi dopo un po' di lavoro si vede il lavoro di Gattuso, viene fuori alla distanza. Innanzitutto non ha paura di rivoluzionare, cioè non gioca più il calcio alla Sarri, cioè non vuole andare a ripercorrere. Ancelotti neanche, perché Ancelotti aveva trasformato un po' il 4-3-3 in un 4-4-2 con una squadra che era molto affidata anche alla qualità dei singoli, ma Gattuso la rivede anche questa predisposizione, anzi la rivede di molto, perché è vero partire dal basso ma linee molto compatte, l'umiltà di chiudersi e poi ripartire con qualità. Con l'Inter gli è andata bene per le occasioni, ma anche Ospina è stato bravo. Però è una squadra che sa soffrire e la tecnica ce l'ha, cioè noi non è che casualmente mettevamo il Napoli e l'Inter come seconde forze o seconda e terza forza all'inizio dell'anno, perché il Napoli anche con il mercato di gennaio, se andate a vedere per esempio, mancava Manolas, oggi Maximovic ha fatto vedere, così come l'ha fatto vedere con l'Inter finalmente, perché è stato pagato tanto, cioè un giocatore che aveva fatto male al Napoli negli anni scorsi, ma è un giocatore comunque che era stato preso perché aveva fatto molto bene prima.
E al di là di Koulibaly, che comunque è una certezza, ecco, prima che dimentico, sui portieri, la Juventus e il Napoli hanno messo i secondi portieri, Meret e Buffon, che sono nettamente superiori al secondo portiere dell'Inter. E lì l'Inter l'ha pagata, per esempio, quest'anno quando si è fatto male Handanovic. Non c'è Handanovic, c'è Padelli, l'Inter nel derby prende due gol, col Napoli prende quel gol di Fabian Ruiz e va bene, quello era anche difficile, ma con la Lazio succede ancora il patatrac, compreso il portiere. Quindi il Napoli che le alternative le ha, perché con l'arrivo di Demme vuole giocare a 3, non a 2 come giocava Ancelotti, a 3 serve il centrale, arriva Demme, ha preso anche Lobotka, mette a posto quello. Fabian Ruiz e Zielinski ti danno grande qualità sugli interni, ma hai anche Haaland e lo stesso Elmas che è giovane, quindi hai anche i ricambi. Davanti con l'arrivo di Politano hai Politano, Calecon a destra, Mertens e Milik che sono diversi ma hai i due centrali e a sinistra Insigne. Poi Lozano, l'acquisto più pagato della storia del Napoli, che con Gattuso non sta avendo spazio perché non si mette proprio a fare quel lavoro, almeno Gattuso lo vede così in allenamento, di ripiego, comunque anche di fase difensiva. C'è comunque Younes, cioè il Napoli è completo in tutti i reparti a livello di quantità. E Gattuso proprio questo ha fatto quando ha detto di sì a De Laurentiis, cioè ha magari sottovalutato i problemi di spogliatoio. Grande discorso alla fine della partita, c'è chi piange, c'è chi non resterà qui, c'è chi ha problemi di contratto, di soldi, eccetera, ma se siamo uniti con lo spirito che va oltre queste difficoltà, possiamo vincere, possiamo superare tutto. Siete un grande gruppo e l'elogio ai giocatori, caricandoli anche per il proseguo del campionato. E ripeto, questa cosa di mettere a posto la fase difensiva, Gattuso anche col Pisa prendeva pochi gol, sia quando ha vinto la Serie C, sia quando ha perso la Serie B è ritornato in cima, sia anche con il Milan. Dopo un po' aveva messo a posto la difesa, tanto che era arrivato a un punto da Spalletti, a un punto dall'Inter di Spalletti con quel Milan che oggi abbiamo visto in tutte altre acque mischiate, ma clamoroso, insomma, avere un cuore rossonero, un allenatore di così grande, diciamo, spessore umano, ma anche con dei fondamenti a livello proprio di struttura tattica, perso così perché non si è seguito il suo credo, quindi ancora una volta rimpianto per quanto riguarda il Milan. Invece per quanto riguarda il Napoli, una prospettiva che si apre, anche Mihajlovic tra l'altro ha rinnovato per altri 3 anni, il Bologna che vuole andare in Europa, ma per chiudere il parallelo, perché Lazio, Atalanta, sì le sorprese, Roma e Milan che sono un po' più invischiate in faccende societarie, Napoli e Inter, ho detto del Napoli, ho detto della Juventus, l'Inter che ha quest'asse, Handanovic, 36enne, capitano, giocherà sicuramente anche la prossima stagione da titolare. Esperto, punto fermo. Davanti De Vrij nella difesa 3, top player, imposta il gioco, sa difendere, a 3 giocava anche con la Lazio, si è confermato, regista aggiunto, solo qualche problemino fisico di tanto in tanto, ma comunque perno in quel ruolo, forse addirittura il migliore del campionato. Poi davanti Eriksen che nel 3-4-1-2 diventa centrale, top player di ingaggio, di storia, di curriculum, e adesso l'abbiamo iniziato a vedere anche in campo, non a caso proprio nell'intervista a DAZN di De Vrij che dice gli abbiamo visto fare cose incredibili in allenamento, e lui che poi con tutti i Barella, i Sensi, i giovani, si è arrivato Tonali, la quantità di Brozovic, ma Eriksen, 28 anni, è l'altro perno. Davanti Lukaku, poi intorno al caso Lautaro si svolgerà il resto del mercato e ovviamente sugli esterni bisogna andare a rinforzare con Skriniar e Bastoni che già ci sono, i giovani che l'Inter ha e sta rinnovando, i Pirola, gli Agumè, gli Esposito che sono già stati aggregati l'estate scorsa, Persin, Stankovic, a parte i giovani, però ripeto, il completamento del mercato con Tonali, Nainggolan, i due esterni e il mercato in attacco a seconda che resti o no Lautaro. È un Inter che l'asse l'ha creata, Handanovic, De Vrij, Eriksen, Lukaku, quindi anche per la prossima stagione l'identità, la base c'è. Adesso bisogna giocarsi anche l'Europa League e vedremo tra poco le date e anche ovviamente questa piccola speranza di accorciare la classifica con Lazio e Juventus. E vedete che qui è una nuova ripartenza, quindi la Juventus sì adesso beneficia di queste prime partite come l'Inter, il Napoli e il Milan, quindi mettere già benzina rispetto alle altre, oppure
ci sono dei giocatori che faranno fatica. E si trova un po' con qualche problemino di troppo, adesso anche il discorso psicologico per i due trofei mancati da Sarri. Quindi bisogna essere pronti e anche essere sul pezzo in ogni partita. Vittoria comunque nel complesso meritata dal Napoli. Tra l'altro il gol di Eriksen su angolo è l'unico gol subito dal Napoli in questa Coppa Italia, che aveva vinto con Perugia, Lazio 2-0, 1-0, 1-0 a San Siro, 1-1 e poi adesso 0-0 ai rigori. Sesta Coppa Italia per il Napoli, che aggancia la Fiorentina a 1 da Inter e Lazio a 7, a 9 la Roma e a 13 la Juventus. Coppa Ringhio, la gioia del Napoli, in guaia Sarri per la Gazzetta dello Sport, con la foto a tutta pagina del Napoli che festeggia al 90esimo 0-0 dal dischetto di Dybala e Danilo sbagliano, Milik decide, i bianconeri non segnano più, Ronaldo delude, il tecnico perde un'altra finale ed ora in campionato non può fallire. E alla fine quel discorso del gladiatore Gattuso che vi dicevo, quarantena soft verso l'accordo, questo è un altro tema di giornata perché ha detto spada fora, dopo aver detto serve o il decreto o l'emendamento perché entro il 20 sarà difficile, cioè adesso dice no. Con un atto amministrativo domani ce la facciamo. Il Venezia è lì in ritiro, in quarantena. Al momento non può giocare. Giustamente i dirigenti dicono: vogliamo sapere, non sabato mattina, ma un po' prima. Dovrebbe arrivare il sì. Quindi anche Venezia Pordenone si dovrebbe sbloccare proprio nella giornata di giovedì con il nuovo protocollo che già ha avuto l'ok del Comitato Tecnico Scientifico. Ma serve un atto politico, appunto, del governo. Il Milan del futuro, Kalulu sbarca, Leao cerca chance, falsa ripartenza, Premier League, gol c'è, tecnologie in tilt. Clamoroso quello che è successo con l'Aston Villa e lo Sheffield United, cioè c'è stata la scusa, le scuse, scusate, del meccanismo della goal line technology, perché con tutte le telecamere, impallati dal portiere, dai pali, non sono riusciti a avere il sensore che gli diceva che la palla era completamente dentro. È finita 0-0 Aston Villa contro Sheffield United, ma c'è stato questo gol fantasma, clamoroso, nell'epoca della goal line technology. Passerà anche questo alla storia. Scrive Gene Gnocchi, Gravina, i tifosi allo stadio saranno l'ultimo tassello, ma la piena normalità sarà quando vedremo il primo fumogeno. E qui, sempre un po' per strappare qualche sorriso, si sono visti anche questi tifosi virtuali alla Rai che sventolavano questa coreografia durante la partita, davano anche un po' di fastidio per quanto riguarda la visione, ma è il periodo. Si spera davvero già nel finale di stagione di avere il 10%, il 5%, il 20%. In Germania si parla di 1.000 spettatori per la finale della Coppa di Germania il 4 di luglio, perché c'è questo limite massimo per gli altri eventi a 1.000. Allora il calcio tedesco dice 1.000 persone le possiamo far entrare, vedremo. Questo è la prima pagina della Gazzetta dello Sport, ma vediamo anche il Corriere e Tutto Sport. Napoli è tua sul Corriere dello Sport. Juve battuta i rigori, ha Gattuso la Coppa della Rinascita. E quindi il Napoli ribatte la Juventus dopo aver battuto in finale di Coppa Italia nel 2012, quella di Mazzarri su Conte. Poi quella di Benitez anche in Supercoppa nel 2014, riesce per la terza volta nel decennio. Ringhio alza il muro, Sarri all'angolo, pali di Insigne e Delmas, dal dischetto errori di Dybala e Danilo, finisce 4-2. Aurelio De Laurentiis, Rino decisivo, Mertens rinnova, anche Agnelli premia gli azzurri. Il marchio di Gattuso, Sinisa a Bologna per altri 3 anni, come detto, quarantena soft oggi la soluzione, anche qui lo abbiamo detto. E poi questa novità delle due partite in chiaro nella prima nuova giornata. Ci dovrebbero essere una partita in chiaro sul web e una partita in chiaro su TV8, quindi anche qui un passo in avanti. Ecco la Premier, subito City, 3-0, firmato da Sterling sull'Arsenal, De Bruyne e Foden, poi le finali Champions ed Europa League, che adesso andiamo a vedere, Lisbona e Colonia. Vediamo però prima tutte le altre prime pagine con questo è Tutto Sport, sono fantastici, cioè veramente, trionfo Napoli, disastro Sarre. Come dire, uno vince,
noi vinciamo, lui perde, cioè, non so adesso come tradurlo, ma oppure io vinco, noi pareggiamo, voi perdete, cioè, mettetela come volete, ma trionfo Napoli, disastro Sarri. Cioè, io magari direi trionfo Gattuso, disastro Juve, se proprio non capisco perché è Sarri. Cioè, la squadra non è che l'ha costruita Sarri, no, però si scaricano le colpe per dare il messaggio su Sarri. Juve deludente, quasi mai pericolosa, Gattuso conquista con pieno merito la Coppa Italia grazie ai calci di rigore, Dybala e Danilo sbagliano, Milik non fallisce, il colpo vincente, il secondo obiettivo stagionale mancato dai bianconeri. Ma che Juve è di Guido Vaciago e Xavier Iacobelli il ministro senza pallone, poi le coppe europee che adesso andiamo a vedere, Belotti tirerà anche le punizioni, quindi si va secondo tutto sport verso la conferma al Torino, per Jovic partita l'offerta per quanto riguarda il Milan, e questa è anche la prima pagina di tutto sport, mentre l'Equipe si concentra oltre che sul City ancora sul calcio europeo che sta per ripartire, ecco qua, con il Paris Saint-Germain e il Lione che sono pronte a scattare dai quarti e dagli ottavi di Champions League. Vedete su Diario Sport Cristiano Ronaldo che era incaricato di tirare il quinto penalty della sua squadra, però tutto si è deciso prima con gli sguardi di Cristiano Ronaldo, Dybala e Quadrado, mentre la Super Champions per Sport, eccolo qua, con poi 5 gol di Ansu Fati che portano 10 punti, le varie statistiche sul Barcellona, ma soprattutto le date, con la prima pagina di Sport che si concentra appunto sul Barcellona che dovrà giocare con il Napoli. Ancora non sono state decise le sedi degli ottavi di finale, se si giocherà in casa delle squadre, c'è il Barcellona, la Juventus con Lione che dice Seferin, il presidente dell'UEFA, preferirebbero giocare in casa, ma ancora non abbiamo deciso se anche gli ottavi si giocheranno in Portogallo, in quel caso solo in Portogallo, perché parliamo di Champions League. Mentre per quanto riguarda Inter-Getafe dovrebbe essere anche quella, come Roma-Siviglia in Germania. Abbiamo visto Sport, vediamo anche Mundo Deportivo con anche qui Golden Boy Ansu Fati e poi la Final 8 a Lisbona, Champions Express. Qualcuno ha scritto sarebbe bello anche per il futuro, invece no, Seferin ha precisato sia i 5 cambi solo per quest'anno, sia le finali secche o le partite secche prima della finale solo per quest'anno, quindi non abituiamoci. Ultima prima pagina dall'estero che vediamo, è il miglior torneo de verano della storia, titola Marca, ancora sulla Champions League con questo miglior torneo estivo della storia perché assegnerà una Champions. Allora andiamo a vedere le date di questa Champions e proprio poi proiettiamoci anche sulla prossima di stagione. Eccolo qua, eccole, partiamo proprio dalla Champions, due partite degli ottavi di ritorno il 7 agosto venerdì, altre due l'8 agosto. Perché? Perché si sono giocate già 4 partite degli ottavi, vi ricordate, non so, il Paris Saint-Germain è già passato, altre invece si devono giocare, altre 4, quindi i 4 ritorni degli ottavi il 7 e l'8. Poi quarto di finale di Champions League da solo, uno al giorno, il 12, il 13, il 14 e il 15, quindi mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, una partita al giorno dei quarti di finale. Le semifinali il 18 e 19, come un mondiale, martedì e mercoledì, e la domenica, proprio come i mondiali, il 23 agosto la finale, la finalissima, quindi si guadagna una settimana rispetto al piano A con le partite di andata e ritorno. Europa League, tutto questo si fa in Portogallo, nei vari stadi portoghesi, sia il Da Luz, lo stadio del Benfica, l'Alvalade dello Sporting, poi lo stadio do Dragão del Porto e lo stadio Dom Afonso Henriques di Vitória Guimarães. Andiamo invece in Germania, dove si giocherà a Colonia, a Düsseldorf, a Duisburg e a Gelsenkirchen, ma soprattutto la finale a Colonia dell'Europa League il 21 agosto. Inter-Getafe il 5 o il 6. Dovrebbe essere anche questa in Germania, prima della Final 8, come Roma-Siviglia. Se l'Inter batte il Getafe, speriamo, ma
campionato che finisce l'1 e il 2, non è detto, partita secca, 5 e 6, quindi l'Inter avrà 4 e 5 giorni per preparare gli ottavi secchi. Se vince gli ottavi, com'è il cammino? Quarto di finale o il 10 o l'11? O il 10 o l'11? Secondo me Roma-Siviglia chi vince e Inter-Getafe chi vince più l'11. Quindi dovrebbe essere martedì 11. Poi la semifinale, le semifinali sono il 16 e il 17, 16 e 17, quindi domenica 16 agosto e lunedì 17 agosto semifinali di Europa League, speriamo di poter di esserci. Finale a Colonia il 21 venerdì, due giorni prima dell'Europa League. E queste sono le prime decisioni. Andiamo sull'anno prossimo, perché sono molto interessanti anche quelle dell'anno prossimo. Confermate le 12 città per quanto riguarda l'europeo. Poi andiamo ancora a vedere le altre decisioni. 5 sostituzioni abbiamo detto, solo per questa volta. 3 cambi nella lista, ma l'Inter non è coinvolta perché li aveva messi tutti, a parte Asamoah, ma Asamoah non credo che andrà a prendere il posto di nessuno, a meno che non si fa male qualcuno. Non si possono aggiungere i nuovi acquisti dopo, ovviamente, la sessione invernale scorsa. Tutte le finali previste negli anni prossimi scalano di uno, perché, non so, Danzica per l'Europa League e l'altra, l'Istanbul della Champions League, vanno all'anno prossimo, e così tutte quelle stabilite vanno negli anni futuri in Champions League, quindi San Pietroburgo 2022, Monaco di Baviera 2023, scala di un anno Londra anche, che va al 2024. Attenzione ai turni preliminari, perché come si incastrano? Mentre si giocano le fasi finali di Champions League e Europa League, partono i turni preliminari della prossima stagione. Quindi, Champions League, turno preliminare 8 e 11 agosto, poi partite secche 18-19, 25-26 agosto, 15-16 settembre, e l'unica andata e ritorno è il playoff finale, 22-23 agosto, 22-23 settembre e 29-30 settembre, anche se le italiane vanno tutte e quattro direttamente alla fase gironi. Poi la fase gironi, che quindi non inizia prima del 20 ottobre, già si sapeva questo, farà in tempo a finire lo stesso entro dicembre, e si fa, vedete un po', le prime 3 giornate una dopo l'altra nel giro di una settimana, quindi 20 e 21 ottobre, 27 e 28 ottobre, 3 e 4 novembre, poi c'è una, diciamo, pausa, 24 e 25 novembre, 1 e 2 dicembre e 8 e 9 dicembre, le 3 di ritorno, tutte e 3 insieme. Ricordate, prima invece era prima, seconda giornata, stop, terza, quarta giornata, stop, quinta e sesta giornata, invece adesso 3, stop, più 3, più ravvicinate. Per l'Europa League cambia che i turni preliminari sono secchi, anche l'ultimo, lo spareggio è il primo ottobre, quindi questo riguarda un'italiana, la settima in campionato andrà a fare partite secche il 17 settembre, 24 settembre e poi il primo ottobre lo spareggio finale, fase a gironi come la Champions, tutte che iniziano dal 22 ottobre. Per gli spettatori bisogna aspettare ancora per la fase finale ad agosto. Supercoppa il 24 a Budapest, il 24 di settembre, Supercoppa europea. La Youth League prosegue anche questa ad agosto, dal 18 al 25, col completamento degli ottavi. Attenzione, perché l'Inter aspetta ancora di sapere se il fatto che non si sia presentata gli dà la possibilità di farli gli ottavi col Rennes, perché non è andata per tutto quello che c'era a Coverciano, e può darsi che la UEFA faccia giocare l'ottavo, ma ancora non si è pronunciata. Ci saranno anche le Final Eight per la Champions League femminile, e infine Nazionali e Nations League, più l'Europeo Under 21. Per le Nazionali cosa succede? Allora, si gioca già da settembre, 3, 4, 5 settembre, 6, 7, 8 settembre, quindi due partite della Nazionale a settembre. Poi, a ottobre 3 e a novembre 3, nella classica pausa del campionato, ci saranno però 3 partite a ottobre e 3 a novembre. In totale quindi quante ne sono? Sono 8, 2 a settembre, 3 a ottobre e 3 a novembre. Queste 8 partite che cosa sono? 2 restano amichevoli, le altre 6 sono la Nations League, perché quest'anno la Nations League non avrà più i gironi da 3, vi ricordate i gironi da 3? L'Italia arrivò seconda col Portogallo prima, adesso i gironi sono da 4, quindi 3 partite d'andata e 3 di ritorno in Serie A della Nations League, 4 gironi da 4, si giocano 6 partite nella fase di settembre, ottobre, novembre. Le altre due, visto che sono 8 date, 2 più 3 più 3, sono amichevoli. Andiamo ancora sull'europeo invece, Under 21, perché questo è proprio un cambio di format, anche abbastanza significativo. Settembre, ottobre e novembre ci sono i gironi normali, quindi le 9 vincitrici, le 5 migliori seconde, le 2 che organizzano.
Queste 16 vanno nella pausa di marzo, 24-31 marzo, a fare un veloce girone, 4 gruppi da 4, partite secche, già in Ungheria e Slovenia. Ne vengono fuori le prime due di ogni girone, si arriva alla metà delle squadre, perché 2 per 4, 8, queste 8 che si qualificano vanno a finire all'europeo finale dal 31 maggio al 6 giugno, quarti, semifinale e finale. Perché? Perché serve fare spazio, perché in quell'estate ci sarà l'europeo anche dei grandi. Quindi doppia fase finale per l'europeo under 21, una settimana a marzo e una a inizio giugno. Ma soprattutto per le nazionali, 8 partite tra settembre, ottobre e novembre, 2 più 3 più 3. E attenzione, perché le prime due sono prima della prima giornata. La prima giornata del campionato sarà il 12 e 13 settembre, manca l'ufficialità. Qualche giorno prima, che sono 4-5 giorni prima, nella settimana precedente, 3, 4, 5, 6, 7, 8 settembre, le due partite già dell'Italia, partite serie, partite della Nations League. Questo è un po' tutto il punto su Inter, Napoli, Juventus, date e anche sull'asse da cui riparte l'Inter. Ci vediamo noi, se volete, prima in collegamento con 7 Gold dalle 20.45 fino a mezzanotte per tutto il processo post Coppa Italia e pre ripresa del campionato. Sarò in collegamento Skype per domani, una puntata un po' diversa, e poi ovviamente vediamo se, a seconda delle notizie del giorno, il video di aggiornamento sul canale Interfan TV, se sarà prima della puntata di 7 Gol o subito dopo, quindi con le prime pagine dei giornali. Un caro saluto a tutti, grazie a tutti quelli che si iscrivono al canale, che lo fanno conoscere. Un abbraccio da Michele Borrelli, sempre forza Inter, sta per ripartire il campionato, finalmente anche giovedì dovrebbe essere risolta la questione quarantena, così da ripartire un po' più sicuri, anche se gravina il piano B, deve ufficializzarlo, i playoff, perché se si ferma cosa succede ancora non si sa, aspettiamo e magari lo sapremo 24 ore prima. Ciao, a presto da Michele Borrelli.